Il tuo impianto elettrico è a norma? Quattro cose da sapere. Le norme negli impianti elettrici sono tanti, ma quattro cose sono importanti da sapere e potremmo farlo anche da soli. Basta che una di queste quattro condizioni viene meno per dire che l'impianto elettrico non è a norma. Con le dovute accortezze, adesso andiamo a vedere se l'impianto elettrico è a norma. Primo metodo, differenziale salva vita. In ogni impianto elettrico, per essere a norma, deve avere come interruttore principale il differenziale detto salva vita. Quest'ultimo non è un interruttore a caso, ma deve avere delle caratteristiche fondamentali. Quella più importante è che ci deve essere la scritta di 003 A o 30 mA di corrente di intervento verso terra. Per questo si chiama salvavita, perché ad un eventuale malfunzionamento di qualsiasi elettrodomestico, questo interruttore stacca l'alimentazione e non crea alcuna pericolosità alla persona. Su questo interruttore troviamo un tastino T, che serve a testare appunto se questo interruttore è funzionante. Se premiamo questo tasto andremo a simulare una dispersione verso terra. Questo interruttore è ok. Secondo metodo, controllo presa. Per capire se l'impianto elettrico è a norma, possiamo andare a controllare i collegamenti all'interno della presa. E, sempre in sicurezza, come prima cosa, stacchiamo l'alimentazione degli interruttori principali o anche il contatore Enel stesso. Ora procediamo a smontare la presa e vediamo i suoi collegamenti all'interno. Su una presa ci devono essere tre cavi collegati e cosa importante da riscontrare è che per ogni collegamento ci devono essere collegati dei cavi specifici con colori specifici. Dobbiamo verificare che su una presa sia collegato un cavo di colore blu, questo indica il neutro, un cavo centrale giallo-verde e questo è la messa a terra, e infine per la fase possiamo trovare un cavo di colore nero oppure grigio oppure marrone. E questa presa, rispetta i requisiti per essere un impianto a norma. Terzo metodo, sezione cavo presa. Sulle prese da 16 A, per norma, devono avere i cavi con una sezione non inferiore a 2,5 mm quadrati. Non essendo esperti del settore, per avere una certezza se il cavo, sia a norma, possiamo aiutarci con l'utilizzo di un calibro. Andando a misurare il nostro cavo, dobbiamo rilevare un valore totale di 3,9 mm circa, che è compreso di guaina. Quindi questa presa è a norma poiché rispetta il cavo da 2,5 mm quadrati. Se prendiamo una presa e verifichiamo che alla misura con il calibro rileviamo un valore di circa 2,9 mm, abbiamo a che fare con un cavo da 1,5 mm quadrati. Questo cavo è idoneo per prese da 10 A massimo, ma non è buono per la presa da 16 A perché c'è il rischio di surriscaldamento sui cavi stessi.
Se fino a qui i tre metodi sono corretti, allora il nostro impianto elettrico è a norma. Quarto metodo, tester per presa. Per confermare che il nostro impianto elettrico è a norma, una caratteristica fondamentale è che ci sia installato la protezione di terra con picchetti o altro. Non potendo sapere se questo è stato fatto poiché inesperti, possiamo accertarci che ci sia su ogni presa il cavo centrale giallo-verde. Per il controllo finale possiamo procedere con l'utilizzo di uno strumento semplice ed economico, che è il tester per presa. Per quest'ultimo potete vedere il mio video sull'utilizzo completo. Il tester per presa ha come segnalazione sia il valore di tensione che per i LED. E a quest'ultima, ad ogni selezione, indica se la presa è corredata di tutto oppure se ha dei problemi. Inoltre, il tester per presa ha un tastino che, premuto, andiamo a simulare un guasto verso terra e con questo andiamo a verificare se fa staccare l'interruttore differenziale principale. Al test premuto, l'interruttore stacca il differenziale salvavita. Per Quindi, anche questo metodo ha confermato che l'impianto è a norma e lo abbiamo fatto in sicurezza senza necessità di aver chiamato un professionista. Seguimi per altri contenuti. Iscriviti e lascia un like.